Chiusa velocemente la prima finestra su Bernard Lonergan, passiamo ad aprire la seconda finestra. Dall'estate 2015, con la pubblicazione del Piano Nazionale Scuola Digitale, TIC, curriculi digitali, digital skills, coding, pensiero computazionale, robotica educativa, tablet, bio, eccetera, eccetera, hanno definitivamente conquistato diritto di cittadinanza all'interno della scuola italiana. Collegandomi alla precedente Unit 2, mi limiterei semplicemente ad una notazione su come vanno inquadrate e concettualizzate le abilità digitali. Nella mia classe di prima liceo sto provando a gestire la didattica in modalità BIOD, cioè chiedendo agli studenti di utilizzare i loro smartphone o di portarsi da casa un loro device. Al di là dei problemi tecnici legati per esempio all'accesso a internet e wifi, quello che osservo ogni giorno è che le tecnologie costituiscono davvero un cammino di autoappropriazione. I miei studenti nativi digitali possiedono i migliori smartphone, ma se come insegnanti non li guidassi io a scoprire le potenzialità di questi strumenti, spingendoli a vedere come strumenti di lavoro, per loro lo smartphone rimarrebbe la nicchia, il guscio in cui rinchiudersi, isolandosi dagli adulti. Le tecnologie sono dunque uno spazio da coabitare per pedagogizzarlo, cioè evitare di educare i hikikomori digitali, giovani alienati. Questa coabitazione educativa penso vada inquadrata nei termini indicati da Bernard Lonergan, pensando cioè in termini di struttura invariante del dinamismo dell'apprendimento umano. Una ragione in più per considerare il concetto di nativi digitali, introdotto da Mark Prensky nel 2001, più un mito che una realtà. Perché i miei nativi digitali di prima liceo non sono affatto così fulminei nell'imparare a postare testo e materiali su una bacheca di Padlet. A distanza di 5 mesi, il tempo della lezione viene spesso assorbito da loro incapacità tecniche a volte davvero disarmanti. Se andiamo alla radice profonda, il discorso non cambia rispetto alla didattica carta e penna. Si tratta pur sempre di una sana educazione alla fatica. Quello che cambia è che con le tecnologie digitali gli studenti sono, nella maggior parte dei casi, meno riottosi a faticare rimboccandosi le maniche. Ma anche lì le buone lotte quotidiane di insegnante, coach, motivatore non mancano mai. Vedremo nella lezione 6 come inserire le tecnologie digitali nello schema di progettazione di Wiggins e Mettag non sia un problema.